ma poi solo questa volta ulefò, ulefò, mai più unisoccinesi, mai più schermi che non leggerò, ma poi solo questa volta ulefò, ulefò. Ed eccoci tornati venerdì 14 luglio 2023. Andiamo a vedere questo ulefon già spacchettato per motivi di tempo. Andiamo a vedere che cosa c'è nella confezione. Sim scava sim e bump di protezione in silicone al solito e ricarica da 10 watt, una delle due tre noti dolenti. Però come avete visto da Doraemon, questo smartphone per me, seppur con i suoi limiti, è promosso per i motivi che vi andrò ad elencare adesso. Togliamo lo scatolame e andiamo a vedere lo smartphone. Eccolo qua. Smartphone, devo dire, complessivamente ben riuscito. E su Amazon avevo paura che le recensioni fossero un po' taroccate, come usano fare i cinesi, che ti ridanno 30 euro se tu gli cambi le stelline. Ma non è questo il caso, perché lo smartphone a funzionamento generale funziona bene. Ovviamente è un salto nel buio, perché Ulefone non è una marca conosciuta a livello di Samsung, Motorola, Oppo, eccetera, per cui a questa fascia di prezzo troviamo anche i loro rispettivi di marche migliori. Cioè, sui 130 euro che sta questo con lo sconto, troviamo comunque degli smartphone di queste ditte blasonate che comunque funzionano bene, e comunque dietro hanno dei marchi appunto più blasonati. Sta cantando Lost on You LP, e chi vuole capire capisca. Va bene, detto questo, a proposito di canzoni, andiamo in tema estivo. Si canta d'estate, ragazzi, si canta e si balla, poi balleremo anche in un altro video. E quindi siamo in edizione serale, non faccio mai video di sera, ma qua devo farlo per motivi tecnici. Vi vado a spiegare questo smartphone. Allora, smartphone, la sua caratteristica principale è questo colore bellissimo, questo viola, però fatto di una plastica dietro strana, che sembra quasi una carta, tipo una carta che con il sudore dei polpastrelli va leggermente, è quasi come se si aggancia e la ritiriamo, e sembra quasi da un senso di distacco, che però è solo una sensazione. Adesso vi vado a dire i punti un po' dolenti, ma ha tanti punti positivi. Allora, altro punto dolente oltre a questo, però bellissimo, oggi al mare ho fatto un figurone, poi vi farò vedere le immagini e il video. Al mare col sole, veramente un colore bellissimo, viola, che dà all'occhio. Quando lo tirate fuori fa la sua figura e la gente si chiede: ma che smartphone è questo? Infatti è uno smartphone particolare, perché vedete ha il frame lucido, anche se pur di plastica, e dietro è un viola che col sole riflette molto e dà questo viola scuro bellissimo. Mi è piaciuto tanto, anche se dà una sensazione leggermente dietro di vuoto, di appunto di distacco, però non riscalda. Ma questo ve lo dirò dopo. Caratteristica abbastanza fondamentale, è un 826 di storage, un 8 che possono diventare 16 come molti smartphone cinesi appunto. Vedete, al jack per le cuffie, ha un solo altoparlante che si sente decentemente. E l'altro punto negativo è il processore, che è un processore tartaruga, un Unisoc T qualcosa, che fa un po' di fatica quando deve fare operazioni tipo streaming veloce, però lo porta a termine. E lo smartphone poi, che fisicamente, oltre ad essere, come vi dicevo, bello, pur essendo larghetto, però non è pesante, per cui non è pesantissimo. Siamo sul 180, io vado a pesa, vi dirò una stupidaggine, mi sembra che pesi massimo 10 grammi più di un Samsung A34, se vogliamo, ha la stessa dimensione, ma si tiene molto meglio in mano, cioè si tiene molto simile a Samsung, perché è un quadrato molto simile, molto burroso, è molto burroso da tenere in mano, veramente
ci andiamo subito a feeling. Questo smartphone vi promette subito un bel feeling. Sa farsi voler bene, ecco, direi che sa farsi voler bene. Vediamo chi mi ha mandato. Allora va bene, vediamo chi è. Quindi vi dicevo, altri punti caratteristici di questo smartphone, vi dicevo quelli negativi appunto. Allora vi dicevo, dietro che è bello, però è leggermente non cheap, è leggermente da un senso strano che non ho mai sentito su altri smartphone. Sembra quasi carta che si incolla le mani e la tirate, se ne viene appresso le mani in certe situazioni, però leggero, bello. Poi abbiamo detto del processore, un attimo adesso mi ha distratto il messaggio, abbiamo detto del processore, come sapete faccio tutta una tirata, abbiamo detto del processore, poi qual era l'altro suo punto debole, vi dirò durante, ma tantissimi punti positivi, appunto vi dicevo, logico che Ulefone vi promette 2 anni di garanzia, cioè proprio su Amazon c'è Ulefone che dice 2 anni di garanzia, quindi siete protetti la garanzia di Ulefone. Per qualsiasi problema dici contattateci e o vi ridiamo lo smartphone, o, insomma, si vogliono lanciare bene nel mercato. Quindi è un salto nel buio, però diciamo con un po' di luce, questa luce che ci dà la garanzia. Lo schermo, pur non essendo un grandissimo schermo a livello di pixel, è un HD Plus, non è un Full HD, ma un HD Plus. Però risulta oggi appunto al mare, lo vedevo benissimo, molto meglio del mio, molto meglio di altri schermi che ho visto ultimamente. E considerando che questi giorni sta facendo più o meno 35 gradi, siamo sui 35, quindi al massimo, pensavo questo non lo posso tenere in mano, mi brucerà da morire. Invece ci ho fatto tutte le operazioni, ci ho visto addirittura Instagram, che come sapete Instagram sui Reels vanno tutti in brodo di giuggiole, come vi dico sempre. Invece qua vedete, schermo che funziona bene e dietro non scalda, cioè un leggero tiepido, è solo un leggero tiepido, ma non scalda fondamentalmente, non è uno smartphone che scalda. È una cosa davvero strana, perché questo Unisoc non ti dà quella prestazione sparata, però nello stesso tempo non ti richiede appunto troppa potenza e troppa energia. Per cui è uno smartphone assolutamente promosso sotto questo aspetto, perché non ho trovato ad oggi, negli ultimi 2-3 mesi, uno smartphone che non scaldava in questo modo, pur avendo appunto, come vi dicevo, dietro un retro che sembra un foglio di carta a più strati. Ecco, il suo retro sembra un foglio di carta a più strati, ma nonostante questo non scalda. Quindi io mi rivolgo appunto ai marchi blasonati cinesi: perché non riuscite a fare quello che vi chiedo da anni? Cioè un'app, un qualcosa che manda in freeze, manda in freddo tutto lo smartphone per l'estate, cioè noi premiamo un bottone, lo smartphone va in funzionalità freeze, end ice end, chiamalo come vuoi, e ti comincia a raffreddare la mano. Io questa funzione la sto chiedendo a tutti i marchi, ma purtroppo non mi ascoltano. Speriamo che prima o poi ascolteranno pensierista che gli dice questa cosa. Altra caratteristica, allora, ho doppia SIM, una SIM espansione di memoria come tutti, penso a 1 TB, non mi vorrei sbagliare, comunque c'è l'espansione di memoria, abbiamo visto qua, abbiamo il tasto del volume zigrinato, lo sblocco con il dito, molto comodo e molto efficace, gli do un bel 9, lo sblocco con il dito, che okay, va benissimo, c'è pure quello che ho volto, ma non l'ho configurato, mi bastava quello col dito, che okay, va bene, adesso c'ho i guanti, ma vi assicuro che è da 9, non c'è nessun problema. Quindi schermo bello, sblocco con il dito funziona, si vede bene sotto il sole cocente, non riscalda, è bellissimo, per come esteticamente. In mano è una figata tenerlo, davvero mi ha convinto molto nelle sue abilità. La batteria è un altro punto a favore, la batteria ancora non la carico, guarda, 47%, ho portato al mare, ho scaricato tutte le mie cose, ho scaricato il Google Store, il Play Store. Ah, ecco, adesso mi sono ricordato l'altro problema che c'ho. Ho scaricato il Play Store, ho scaricato tutto, la batteria mi ha speso un 30-40%, ma mettendola alla frusta, facendo video, facendo foto, usandolo, internet, la batteria super promossa, una batteria da 9. Nonostante sia da 4400 mAh, quindi vedete l'amperaggio non conta.
purtroppo una ricarica da 10, o perlomeno ci danno una ricarica da 10. Non so se con un caricabatterie maggiore ci mette, perché secondo me ci metterà molto molto tempo a ricaricare, però forse con un caricabatterie maggiore forse fa un po' prima. Comunque batteria promossissima, mi è piaciuto molto. Allora, a chi consiglio questo smartphone? Voglio essere breve perché poi vi faccio le foto e video. A chi consiglio questo smartphone? Ai ragazzi, cioè ai vostri figli, o a quelle ragazze che, o uomini che non hanno grosse pretese di smartphone, perché è uno smartphone che funziona benissimo. I suoi punti deboli sono la velocità del processore, che non è velocissimo, ma le fa le cose. E il problema che vi dicevo è che quando scarica, per esempio, da Google Play Store, per scaricare un'app ci mette una vita, è molto molto lento nello scaricare, però è una tartaruga che arriva, ecco, è una tartaruga che arriva e non scalda, quindi il suo lo fa, con i suoi tempi lo fa. Per cui quando vi arriva uno smartphone del genere a casa, voi sicuramente resterete contenti, che è bello, non riscalda, funziona, ci cioè andate su internet. L'audio è mono, non è un grandissimo audio, però fa il suo, è un audio da 6, un audio da 6, 6 e mezzo. Una batteria, ripeto, da 9, uno schermo, io direi da 7,5, perché si vede bene questo schermo, si vede bene. Poi vi mostrerò anche altre cose, diciamo, su Instagram. Per cui vediamo questa, forse la metteremo più in là in classifica. Però c'è questa della prima che ho messo da poco. La mia nuova numero 1, vediamo se la riusciamo a trovare. Ho visto prima, ho postato una cosa. Infatti, sto morendo di caldo adesso, anche per fare veloce, sto sudando a peste. E vediamo, questa si chiama It's Rihanna Murphy, la mia nuova numero 1, delle classifiche che trovate sui tablet. Appunto, se volete vedere la classifica, la trovate su tutti i miei tablet. Vedete? Voglio sapere se voi siete convinti insieme a me che questa possa essere la numero 1 di Instagram. Secondo me sì. Vorrei che se mi dite di no, che mi trovate una più bella di questa, ne parliamo, la valutiamo insieme, perché siamo qua apposta. Secondo me lei è la più bella di Instagram e del mondo attualmente. It's Rihanna Murphy. Intanto vi faccio il funzionamento. Andiamo su YouTube, vi faccio vedere i soliti miei due video. Oggi che cosa ho visto che vi volevo portare pure alla vostra attenzione? Vediamo se mi ricordo, che poi sono andato un po' al mare, mi sono un attimo perso. Ah, questo qua, Sergi Cadenas. Sì, questo. Vediamo un po'. Andiamo a vedere. Vedete, l'audio non è formidabile. Sicuramente non è un audio che ti lascia essere fatto, come dire. Però fa il suo. L'audio in capsula si sente molto molto bene e chiaro. L'audio in viva voce anche, quindi a livello telefonico va, a livello telefonico è un 7,5 questo smartphone. Questo pittore praticamente, vedete, ha una tecnica che parte, se lo vedete da sinistra a destra, i suoi quadri, veramente un artista. Riesce a far da giovane, a far invecchiare il soggetto. Guardate, guardate, guardate che cosa spettacolare che fa questo, Sergi Cadenas. Quindi questo sullo stesso quadro voi riuscite, non è fatto al computer ma è fatto a mano, non so se mi spiego. Qua addirittura passa da Marilyn a Einstein, guardate che roba. Questo è quello che io chiamo un vero vero artista, ha inventato un qualcosa che prima non c'era. È successore dei grandi artisti che conosciamo tutti, tipo Picasso, ecco, lui ha quel qualcosa in più, non so dove si è ispirato per trovare una cosa del genere, veramente bravo, forte, lo volevo portare sul canale per questo. Poi i soliti miei due video di riferimento, andiamo a vedere Marocco 4K, nessun problema, vedete, immagini molto chiare, audio non trascendentale, non è che vi rimarrà impresso per l'audio, ma fa il suo. Io questo smartphone lo consiglierei a quei ragazzi intorno ai 10 anni, 12, 15, 13, no, vabbè, 15 forse è troppo, ma intorno dagli 7, 8, insomma, non so a che età comprate gli smartphone ai vostri figli. Questo è uno smartphone ideale da figli, costa poco, funziona in tutto, c'è una buona batteria, si vede bene, ottimo reparto telefonico, e poi vi faccio anche le foto, vi stupirò anche con le foto. Andiamo infine a vedere il nostro 12K degli animali e vedete, vabbè, questo è un video che si vede bene un po' con tutti, appunto, i dispositivi.
E anche qua fa il suo, vedete, nessun problema. Un grande bel video, un gran bel schermo, bello schermo, mi piace come schermo, che oggi appunto, come vi dicevo, l'ho visto al mare. Poi vi faccio vedere. Quindi chiudiamo un attimo con YouTube, andiamo a vedere che cosa vi faccio vedere. Troppe cose, va bene, questo va bene. Vediamo un po', mi hanno mandato questo video che vi potete trovare su internet, non vi voglio su YouTube. Guarda questo video, il diavolo è nelle 50 euro, si chiama. Andatelo a vedere, praticamente piegandolo a 50 euro compare il diavolo. Quindi quando vi dico anch'io che i soldi del diavolo e tutte le storie che vi racconto, chi mi segue lo sa, io sono a favore di Gesù Cristo tutta la vita, per cui qua. Nel diavolo, proprio nelle 50 euro hanno rappresentato il diavolo, come qua vi spiega come. Guardate il video, il diavolo è nelle 50 euro, quindi non vi faccio vedere oltre, se no perdiamo tempo. Andiamo a chiudere con le foto che ho fatto stamattina. Allora, foto frontale, vedete? Niente malaccio, intelligenza artificiale, ma funziona bene. Direi foto complessivamente per il rapporto qualità-prezzo gli darei un bel 7. Che per smartphone fino ai 300 euro, diciamo da 0 a 10, fino ai 300 euro, gli do un bel 7. Oggi sono andato al mare, vi faccio vedere un pezzettino. Abbiamo un video da questo Ulefone Note 16 Pro. Vediamo Vedete, non, che siamo andati a Pescara. non malissimo in C'è stabilizzazione, perché comunque venite dalla stazione Rengo più camminavo. dritto, arrivate al mare e vi posizionate più o meno qui nei dintorni. Oggi il sole è un po' opaco, Sì, qua infatti forse si vede appunto. peggio di tutti, ma allora vi faccio vedere questo. Vediamo questo video qua dalla fotocamera di qua frontale. Guardate che bella stabilizzazione, come si vede bene. Vedete, comunque abbastanza non malaccio la stabilizzazione, Vedete? Questa addirittura da 8 megapixel la fotocamera frontale, però che fa il suo, perché non sono i pixel che fanno la differenza, ma c'è un buon troppo software che lavora facilmente bene su, per azione quanto di riguarda i movimento. video. È un Vi faccio vedere discorso. una cosa invece che vi vorrei far vedere proprio dall'inizio alla fine. Vedete qualche foto mia che ho fatto sempre con la fotocamera frontale, diciamo su 6,5-7. Non è chiaro, non ci aspettiamo da questo genere di smartphone le foto più belle della nostra vita. Questo fa il suo, uno smartphone da 130 euro che però non vi lascerà scontenti per la maggior parte delle foto che volete fare. Ovvio che se volete smartphone per le foto, io vi direi sempre di puntare a vivo. Siamo sui 160 euro Y16 e là trovate le foto. Ma qua questo è un altro genere di smartphone che si fa voler bene pur non essendo. Sentitevi questo video e chiudiamo con lui. Quindi vi aiuto perché c'è un po' di casino. Sono andato al mare dove andavo da giovane. Vi vorrei far vedere adesso qua, non c'era proprio il sole, era coperto, appunto fa un controluce un po' che si vede o non si vede, ma fra un po' vedrete il sole e vedrete quanto questo smartphone si vede bene, nonostante i suoi soldi che costa, ecco, è Ulefone e tutto. Mi sono andato a riprendere l'energia che ci ho lasciato là 10 anni ad andare a questo stabilimento. Sono tornato lì dopo tanto tanto tempo, vi assicuro. Per fare appunto questo video, camminare un po' e provare lo smartphone. Cambiato, Vedete che ovviamente cambiato, come come i ragazzi esce il dicono qui, sole piano piano, si va a illuminare prendere prima bene, c'è solo nessun l'inverno, problema a livello poi video. Vedete? Ecco il sole che arriva, non è una questione sua dello smartphone. Vedete quando si vede bene? l'acqua, Guardate. la sabbia sono sempre loro. Mi riprendo l'energia e poi vediamo che succede anche questa volta. Ecco qua. Quindi appunto andiamo a chiudere, vi dico, questo smartphone lo consiglio sì, perché nonostante sì, ripeto, ci sono molti marchi allo stesso prezzo che ti danno pure molto e che funzionano bene, a partire da Realme, il mio Realme dal quale vi riprendo, non c'ha nessun problema, cioè il mio Realme, però è più pesantino di lui è più leggero, è più bellino, è nuovo, c'è un Android 13. Fa la sua figura, fa la sua porca figura. In mano è veramente un burro. Sotto il sole si vede bene, si sente bene a livello telefonico. Lo schermo è giusto, l'audio ci sta, è bassino, ma ci sta, si sente.
Ragazzi, sono partito male, prevenuto contro questo smartphone. Come sapete, io trovo tutti i difetti del mondo e se c'è da ammazzare gli smartphone cinesi sono il primo ad ammazzarlo. Qua mi devo ricredere, anche perché la figata più grande, secondo il mio punto di vista, con questo retro quasi in carta spessa, non scalda minimamente. Oggi c'erano 35 gradi al mare sotto il sole. Quindi penso di essere stato chiaro. Vi saluto, vi aspetto alla prossima. Ciao.